19 e 20 minuti. Para un po'. La perturbazione si sfuma sempre, ci sono le nubi, si è nuvolato, è un po' più fresco e c'è tanto vento. C'è un po' più fresco e c'è tanto vento. Là c'è la palestra che si stanno allenando, fanno i kung fu, e guardo il cielo e vedo il vento, che bello, e sento, più che altro vedo tramite le piante, però sento col rumore, e si sente proprio questo vento che mi rallegra. Guarda che si vede gli alberi che si muove in tanti a malapena, ma niente non è, dai, niente non è. Vedi? Ora le nubi lì. Vedi? Ora i cicloni che perversano sull'Italia, dice, va. Il ciclone. Dai, vediamo questa fabbrica, che si fabbrica, trasformata in appartamenti, vedi? Va avanti i lavori, va avanti alla grande. Poi là c'è la luna, guarda un po'. La luna piena, stavolta. Avevo ripreso la luna ovale, sembrava un ovo, invece adesso è la luna piena. Vedi? La perturbazione sta venivoltra, però si sfuma sempre, perché tanto viene da là, viene dalle montagne, dagli Appennini. Se sfuma rimane lassù, rimane lassù. Però comunque vada, c'è il vento. Oggi la temperatura è arrivata a 36 e adesso si è sbassata a 27. Piano piano si sbassa sempre di più, speriamo. Almeno campiamo, almeno riusciamo a campare, perché sennò non si campa, è incampabile. La temperatura 42, 43, 38. Oggi 36, già che se moria di caldo, perché c'era tutta l'afa. Adesso piano piano l'afa viene spazzata via e viene la temperatura naturale, se può dire, anche se tutto artificiale modificato, però comunque vada, diciamo che ci sarà in mezzo all'artificio un po' di naturalità. Cosa ne so, cosa te so di? Non ci si capisce più niente ormai qua, vedi? Gli uccelli volano in alto velocissimi, sa su vento, dopo dipende se vanno contro vento oppure vanno col vento. Col vento vanno velocissimi, con questo vento, capirai? E niente, io adesso mi godo il fresco, mi godo il vento fresco, finalmente ha rinfrescato un tantino il vento, però non ha piovuto niente, manco una goccia. Nemmeno la goccia che ha fatto traboccare il vaso, proprio niente. Ci sarà forse domani pioverà, cosa te devo dire? Comunque vada, questo è il tramonto di oggi, 28 agosto 2023. Guarda un po' come si muove le piante dal vento, guarda che bello. Fratello vento, era ora fratello vento. Guarda come si muove le piante, oh. Questa qui l'hanno piantata mio padre, quant'è? 15 anni fa questa qui. Questo albero c'ha 15 anni, l'hanno piantato, anzi no, 20 anni fa, cosa dirò? È andato ciò in giacca e cravatta, hanno piantato l'albero. Vedi, niente di che, però c'è il vento che tira, e niente di che, però sembra proprio che si sta rinfrescando la temperatura, era ora. Volevo fare questo aggiornamento perché almeno lo sapete tutti che qui finalmente sta andando gradualmente sbassandosi le temperature come previsto, tranne che l'acqua, però, tranne che la perturbazione nuvolosa e piovosa, che non ha fatto niente ancora, però può essere pure, c'è sempre tempo, può essere pure, dammo tempo al tempo, può essere pure domani, hai visto mai? Magari, sarebbe pure ora. Se no è tutto secco al massimo, è la secca ci si magna,
cioè se magna proprio, però sarebbe l'ideale che nevicasse, dopo 6 anni dovrebbe nevicare almeno in pianura, non solo in montagna, ma già è un miracolo che se nevica in montagna, già è un miracolo, ma magari, auguramocelo, vedi, quelli si stanno allenando, Kung Fu, la luna è oscurata dalle nubi, dalle nuvole, vedi? E vedi? Questo è il panorama che c'è di questo tramonto di oggi, 28 agosto 2023. Io ti saluto e alla prossima. Ciao. Finalmente il fresco, era ora, non ne potevo più. Oggi, quando ho fatto quel video oggi che ci faceva 36 gradi, era proprio lo sbalzo tra le correnti caldissime, proprio calde da morire, proprio era tutto umido al massimo, non se ne poteva più, ho preso pure l'insolazione, vedi che sono scuro di pelle, e tra lo scontro tra le correnti calde al massimo e le correnti fresche, e adesso finalmente ha raggiunto questo luogo le correnti fresche. The end, fine.